Sabato 18 di novembre ci siamo affacciati sulla scena politica di Tortoreto e vorremmo dare il nostro contributo di idee alla crescita del nostro meraviglioso Tortoreto. Io penso che le cose che ci siamo detti il giorno del congresso siano delle cose forse anche un pochettino importanti, ma speriamo di dare il nostro contributo perché noi abbiamo delle proposte da fare e volevamo confrontarci sia con l'amministrazione e con tutte quelle persone di buon senso che hanno a cuore le sorti del nostro paese. Penso innanzitutto ad un problema annoso ormai di vecchia data. Ricordo che sono 20 anni che si parla del plesso scolastico a Tortoreto e fino ad oggi, nonostante gli sforzi di questa amministrazione e delle passate amministrazioni, non si è arrivato ad un risultato positivo. Il centro ridotto in quel modo, secondo me, non è un grosso biglietto da visita per il turista che viene a Tortoreto. Noi dovremmo creare un posto a Tortoreto Lido dove poter socializzare e incontrare i cittadini. E visto poi che nel periodo invernale alcuni bar chiudono la loro attività e Tortoreto rimane un paese quasi, quasi morto. Oltre alla scuola, noi, ripeto, su queste cose che andrò a dire abbiamo delle idee e vorremmo poterci confrontare, lasciando stare le varie appartenenze politiche perché il bene del paese va sopra ogni altro interesse. Oltre al campus, penso che una zona parcheggi va individuata perché non è possibile aspettare che ci sia il collasso totale del paese nel periodo luglio-agosto, perché le macchine fra poco ce le mettiamo sotto al letto, quindi non abbiamo nessun tipo di, come dire, di spazio dove poter parcheggiare al di fuori di quello che è il centro del lungomare. Questo è un altro problema e anche qui abbiamo le nostre idee. Se l'amministrazione ritiene necessaria, io sono disponibile anche come dire, a confrontarmi su questi temi. Il terzo punto riguarda la piazza della Chiesa, è una cosa assolutamente indecente verificare quella piazza che diventa un polverone nel periodo estivo. Non è un biglietto da visita per un funerale, per un matrimonio, per qualsiasi cosa. Lì sarebbe da riqualificare per rendere anche quella struttura avvicinabile ad una cosa normale, non a un'indecenza assolutamente inguardabile. E per ultimo, ma non per in ordine di importanza, ma forse è uno tra i primi, dovremmo verificare come è possibile arginare quello che è un grosso problema che si andrà a porre fra qualche anno, che è l'erosione marina. Qui io non sono un tecnico, quindi non mi butto a dare dei consigli che potrebbero essere sbagliati. Ci vuole qualcuno che abbia conoscenza del problema, quindi se ne capisce di correnti marine e quindi ci dica come bisogna cercare di fare per evitare questa problematica, perché se finisce il mare a Tortoreto il paese ha un grosso problema.